Gianluca, ci sei? Gianluca! Mi dica! Tu sei edotto di mitologia nordica? Bello. Sì, allora, se ti dico un dio dell'antichità nordica, Pisano, stai attento. Occhio, occhio. Chi ti viene in mente? Odino, bravissimo. Chi era Odino? Odino è uno dei protagonisti di questa serie che ti consigliamo di guardare su Netflix, che si chiama Ragnarok. È una puntata un po' particolare, tu non l'hai mai vista, quindi ascolta attentamente. Prego, Pipuzzo. Ragnarok. 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 Non ce la fa. Ragnarok. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Ragnarok. Liepez ha accannato il gigantonano capo con l'ascia vecchia nella schienazza. Sì. L'ammortamento del gigantonano fa schifiato il cacchione. Ragna Proc. Ma perché si interrompe? Che si accazza contro il fratello Liepez, che ora però rischia le palate dalla gigantanana fica tedesca, alta, che lo vuole inchiumare. Legge malissimo il doppiatore. Sì. Oh, tu, Magalone, vieni qua che te devo parlare. Ah, io so chi sei. Tu sei gigantanano. Non sei la presita normale. E che sei normale tu? Pari un Frankenstein tutto strongolone. Ehi, vieni che l'ho offesa, Tu hai ammazzacchiato il mio marito gigantonano. Mo te devo fracassare. Ma appena non mi vedano che devo mantenere l'anonimata. Mo ce lo dica a tutti che sei la stranza falsa. Tanta non te credano che sei mangalo stronzoloide. Sei brutto scemacchione. Io so fica e potente e c'ho i solda. Tu faci schifa. Beh, dai, non è che proprio sono brutto brutto, sono tipo. No, sei proprio un merdo. Ma basta che sono sensibile. Staci attendissimo alle spalle, che ti frigo coltellamente appena non me vedana. Tante, non c'ho paura di te, mo c'ho la martella e ti faccio lo culo. Che fai? Ma perché parla? Perché? Così? Mi stai ci guardando le tette? No, perché mi è caduto l'occhio che c'è una collanina che è uguale. None, tu vedi le tette grosse, si maiale. Beh, figa si figa. Ma che vuoi fa roba? Se proprio me lo chieda, una ficcata te la darei. Ma che sei pazzaio? Mi figge schifa. Con la cazza che ti tocco manco con una bacchetta cinese. Una figa come me te la sogna. E quanto te la tiri, gigante? Pago. E che ci vuoi? E che sto fatta zoccola. Oh, scemo. Ma vada, ma attendo che prima o poi ti ammazzino. Ragnagnast. Ma Ragnarok. Fronzionet. Fronzionet, dai, quanto è lontano. Liepez, tutto rapato dalle tette della gigantanana, si fa una seca tutto impotente, perché lui ha il potere di Totor e nin sa che la cazza fa troppo forte le schizzatelle e combina la casina. Ma che senso? Frasta macro. Ma che senso? Ah, perché è potente anche lì. Sì. Ah, la gigantanana che minne. Che minne, quando mi fa forte lo sangue dalla cazza. Sente la scrotona forte. Che succede? Ah, mi sente per sbobbolare. Ma forte. Senta, signore Eugenio, la smetta di lamentarsi di questo fantomatico pazzo che le fa del male. È frutto della sua fantasia. Ora stia qui seduto tranquillo davanti alla TV, che non le può succedere nulla. No, non vada via, la prego, ho paura. La smetta, Eugenio, stia sereno. Vado, chiuda bene la porta. Chiuda lei. Poverino, no. Sto per sbobbolare. Sbobbolare. Non arriva da lui. Va bene. Sono sul divano. E qui cosa vuoi che mi succeda? Niente. Allora, accendo la TV. Mi rilasso.
Mamma mia che sbobbolata! Sto potendo anche di cazzo! Sbobbolo fulmini! Chissà come sta il mio amico. Oggi meno male che non ci sono uscito, non ci ho fatto male, mi sento in colpa. Vabbè, gli ho rotto la finestra. Vabbè, vado a farmi un petetto. Di nuovo. Gnagna Franz. Perché prende sempre? Gnagna Franz. La serie che costa poco. Ma perché prende sempre quella sbobbolata? Cos'è? È Gianluca? Che? Stai ridendo? Sono morto io. Pensavo fosse il vicino. Pensavo ti stessi sbobbolando. Abbiamo il pubblico sbobbolante. Oddio, che stupido. Che stupido che sei.